Una sorta di patente a punti per i locali della Movida al Carmine su modello di altre città italiane è la proposta dell'assessore al centro storico Mario Labolani per sbrogliare la matassa sempre più aggrovigliata degli interessi tra locali, clienti e residenti del quartiere. Un vero e proprio patto per la notte alla cui adesione i locali acquisirebbero 20 punti sottoscrivendo una serie di obblighi. Ad ogni trasgressione i punti verrebbero decurtati come su una patente di guida. Al raggiungimento dello zero si ridurrebbe l'orario di apertura dell'esercizio. Tra le clausole, l'obbligo di bicchieri di plastica con il logo dell'esercizio per disincentivare l'abbandono in strada, la concessione di spazi in trasloco per la movida nei parchi cittadini durante l'estate ed iniziative con etilometro per prevenire l'abuso di alcol. La bozza del patto, promette Labolani, sarà parte integrante del programma per il candidato sindaco di centrodestra. L'importante è che non ci siano differenze tra esercenti, utenti e residenti. Noi quello che vogliamo è con questo patto, già avevo proposto agli amici assessori e la patente a punti. Oggi ampliamo questo quadro della patente a punti con nuove proposte prese da altre città, tra l'altro una della città dove c'è l'unico sindaco grillino Pizzarotti di Parma, quella dei bicchieri in plastica con il simbolo, con il nome del locale, in modo di far sì che anche con una piccola calzina di un euro non ci sia l'abbandono di troppo sporco nella zona e in più non ci siano vetro di nessun tipo. Insistiamo con gli steward, insistiamo sulla patente a punti, insistiamo sul fatto che si possa dire attenzione a maggiori controlli dal punto di vista di etilometri e controllo dell'impatto acustico, ma anche la possibilità di ai locali che si comportano bene, diciamo, virgolettato bene, addirittura la movida in trasloco, in trasferta, in alcuni parchi cittadini, dove non ci sono chioschi e dove si possa creare dei fine settimana importanti di musica e divertimento per i nostri giovani.